sudamericani, orientali, è vero, ma siamo persone, ossia non c'è nessuno che può farle capire a queste persone che siamo persone anche noi. La sala è piena, occhi attenti e concentrati. È una serata dedicata alle incognite del nuovo pacchetto sicurezza, la possibile intesa nel governo per la regolarizzazione selettiva delle badanti dal prossimo settembre, gli effetti del reato di clandestinità. Immigrati, regolari e no, a fare le domande, gli avvocati e i medici dell'associazione di volontari Naga a rispondere. Sono persone estremamente spaventate. Lo dicono a tutti i nostri operatori, lo dicono ai medici dell'ambulatorio, hanno paura di fare qualunque atto rispetto alle strutture sanitarie pubbliche perché temono la denuncia, l'espulsione e tutto quello che ne consegue. Così come io, che nel 91 sono entrata in questo paese con un permesso di turismo e quindi sono stata per ben 4 anni, quello che ora chiamano pericolosi clandestini, sono una delle persone che mi considero essere una cittadina con un grande spirito civico che vuole costruire società, che non si sente né italiana né peruviana, io vengo dal Perù, ma che si sente una persona che può essere un cittadino del futuro. Impauriti, preoccupati, molti gli arrabbiati e tutti con storie simili di fatica e clandestinità. Sì, sono clandestino, ma da 8 anni che sto qui in Italia. Però sono una persona, diciamo, ho studiato tanto, sono anche diplomato, ho fatto tanti lavori, però sempre in nero, perché non posso avere la possibilità di avere documenti. Magari se anche se voglio sposarmi non posso più.